Canziana davanti. Canziana davanti a tutti, Gianco Monti. Attenzione, Greco. Porca vacca, è fermo proprio lui. Attenzione, tanto dentro. Anche Greco si è girato, si gira e continua a girarsi. No, probabilmente evidentemente un problema tecnico. Vediamo. Tanto Oddi che terzo, Fabio Fissi, gran recupero, quarta posizione. Poi no, è gioco. Abbiamo anche Borlacchi, poi Piccano e via di tutti gli altri. Intanto l'altro Greco sta insidiando Bomberos, ma andiamo a vedere, abbiamo Canzian, poi Nicolo Greco. Abbiamo visto Matteo Greco che ha sorpassato proprio qui davanti, ovvero penso che non fosse una manovra proprio. Viene comunque segnalato ovviamente qui dal commissario, proprio davanti a noi con la doppia bandiera gialla. Penso ci sia qualche provvedimento perché era intanto una bandiera gialla piccola. Tanto Vicario adesso è dietro, Bombero se Greco, ma intanto ripassa Canziano. E ora solo una, la bandiera gialla esposta dal commissario che segnala la presenza della vettura. Allora facciamo, andiamo con i tempi, vai. Facciamo un po' di ordine. Canziano 1.35.205, il secondo è 8, il primo 6.4, Hopping 7.4, Borlacchi a 9.3, Pizzi a 10.2, Martinelli, poi Greco, Bombero, Vicario, Giacomo a fermo. Ahimè, intanto attenzione perché Matteo Greco dovrà lasciare. Visto invece il fratello in piena lotta per la vittoria, Riccardo Canziano è tolto già per l'estra. Non mi sembra che Matteo si sia accorto della bandiera nera. Intanto ancora al comando Riccardo Canziano, seguito da eccolo qua, Canziano. Niccolò, Greco. Peccato per Niccolò, tanto Canziano, poi Mottic, poi Forlani, Pizzi. Porca boia! E attenzione, dopo la spada! Ma poi riprende Matteo Greco, ora rallenta. Ecco purtroppo anche Niccolò che sta facendo una grande gara. Non vedo più niente io. Siamo all'ultimo giro. È l'ultimo giro e dobbiamo tributare un grande applauso a Riccardo Canziano. È lui che si aggiunge. Grande Nathan Oddink secondo, grandissimo Niccolò Borlacchi che festeggia il compleanno con un podio.